6 luglio del 2009 all'interno dello Zane Loves Show su BBC Radio 1 viene eseguito per la prima volta il nuovo singolo degli Arctic Monkeys, che esce a 2 anni di distanza dalla ultima hit Terry Picker. Il pezzo si intitola Crying Lightning e da subito si nota il distacco sonoro e concettuale dai primi 2 album della band di Sheffield. C'è infatti una linea di basso claustrofobica che accompagna il testo cantato da Alex Turner, che parla di lacetti alla fragola e gobstopper, conosciuta anche come Jawbreaker, ovvero un tipo di caramella dura. Il tutto ha una velocità dimezzata rispetto alle precedenti produzioni. Sia il disco di debutto sia Favorite Worst Nightmare si erano fatti notare soprattutto per la fluidità di scrittura delle canzoni, per l'energia delle chitarre e per i riferimenti alla cultura giovanile britannica. Prima il 19 agosto in Giappone, poi 5 giorni dopo nel Regno Unito esce Unbug, i cui pezzi vengono eseguiti come headliner ai festival di Reading e Leeds, dove oltre ai loro grandi successi come Brian Storm o I Bet You Look Good on the Dance Floor, gli Arctic Monkeys suonano una cover di Nick Cave, Red Right Hand, mentre le nuove registrazioni non sembrano convincere appieno i fan, che non concepiscono quello che è a tutti gli effetti il passaggio del gruppo dal fiere della scena indie a rockstar per le masse. I primi 2 album sono caratterizzati da temi universali per tutti i giovani britannici, ovvero le notti brave in giro per l'Inghilterra e le prime relazioni sentimentali, mentre già nel progetto parallelo di Alex Turner, i Last Shadow Puppets in coppia con Miles Kane, ex leader dei Rascals, sono evidenti le influenze di David Bowie e del cantautorato 60-70 che rendono più maturi sia i testi scritti da Alex sia il suo modo di utilizzare la voce. Per la genesi di Unbug bisogna però fare un passo indietro al 2007, al primo incontro con Josh Homme dei Queens of the Stone Age, per i quali gli Arctic aprono alcuni concerti negli Stati Uniti. Nel novembre del 2008 il boss della loro etichetta, la Domino Records, Lawrence Bell, insiste per una collaborazione in studio proprio con Josh Homme, che viene invitato per delle sessioni al Pink Duck Studio di Burbank, a poco più di 10 miglia da Los Angeles. Spostate in seguito al Rancho della Luna, studio di registrazione nei pressi del Joshua Tree, nel deserto californiano, dove diventa praticamente impossibile trovare altre distrazioni, rendendo così più facile concentrarsi esclusivamente sulla lavorazione di un album il cui mood, caratterizzato in particolare dai suoni più sporchi, risente dell'ambientazione degli ascolti del gruppo in quel periodo, che variano dai Black Sabbath a Jimi Hendrix, passando per il già citato Nick Cave. Melodie più impegnative e testi più oscuri diventano così il fulcro del disco di una band che da allora abbraccia in pieno lo stile e il look del rockstar, con Alex Turner che si trasferisce a New York con la fidanzata d'allora, la modella e conduttrice Alexa Chung, mentre tutti i componenti, escluso il batterista Matt Elders, si fanno crescere i capelli e indossano giacche di pelle durante i live. Unbug ha portato per la prima volta gli Arctic Monkeys a dover fare i conti con le critiche da parte dei fan e dei giornalisti, ma la band non rinnegherà mai la scelta di passare per un lavoro ritmicamente più lento, ma al tempo stesso più denso dei precedenti, soluzione che vale comunque per i ragazzi di Sheffield il primo posto nelle classifiche del Regno Unito. I titoli di pezzi come Potion Approaching o Secret Door donano all'album un'atmosfera a tratti mistica, mentre il primo singolo, Crying Lightning, ha un sapore psichedelico, strutturato su una tonalità vocale stile Jim Morrison e su un riff di chitarra funky con tanto di finale urlato. Ci sono echi dei Pink Floyd in The Jeweler's Sand, la traccia che chiude il disco, mentre in quella che da molti è considerata la perla di Unbug, Cornerstone, ritornano in sottofondo le notti nei pub inglesi e il racconto di un amore finito male. L'album è in sostanza la risposta a quegli ascoltatori che pensavano che gli Arctic avrebbero continuato a proporre progetti idealmente realizzati per la scena britannica, ma è invece a tutti gli effetti la loro evoluzione, senza la quale negli anni successivi non sarebbero nati un disco di matrice hip hop e rock and roll come AM, o l'ultimo ancora più spiazzante Tranquility Base Hotel and Casino, che mescola retro rock e lounge pop con il pianoforte a farla da padrone. Per la band sono ormai lontani i tempi in cui distribuivano le demo dei loro pezzi durante le loro esibizioni dal vivo, sfruttando al meglio un medium in costante crescita a inizio 2000 come il web, dove le prime registrazioni circolano un po' ovunque. Turner e soci riescono a raggiungere una prima fetta massiccia di ascoltatori grazie anche ad una comunità virtuale nata nel 2003, MySpace, soppiantata negli anni dalla nascita di nuovi social come Facebook e Twitter. Con Unbug, l'indie rock degli esordi, influenzato dagli Strokes e dai Franz Ferdinand, viene metaforicamente immerso nell'acido con lungimiranza, considerando che il disco starsi dalla strada intrapresa da alcuni colleghi, pensiamo ai The Fratellis o ai Cooks, che hanno insistito su quel suono made in UK, ha favorito la longevità del gruppo, ad oggi l'ultima grande rock band su scala mondiale. We'll be right back.